E adesso ci è arrivata una lettera, noi ve la leggiamo nei punti più importanti, di Andrea De Carlo, che ha voluto replicare al consigliere regionale e assessore della Lega Nord in merito alle recenti interviste che ha rilasciato proprio i nostri microfoni di fronte alle nostre telecamere lo stesso Stival. Stival accusa i componenti del comitato di essere tutti schierati politicamente nel centro-sinistra, ma questo non è vero, dice in sintesi Andrea De Carlo. Stival ci accusa di aver fatto disinformazione, eppure durante l'intervista non ha messo in luce alcun elemento a supposto di questa sua tesi. E ancora, orbene, se il servizio manca o non è soddisfacente, potrò contestare chi ha il dovere di dare quel servizio? Penso comunque che quanto da noi denunciato, dice Andrea De Carlo, trovi conferma nell'interpellanza presentata dall'onorevole Viola. Voglio infine mettere in chiaro come comitato non abbiamo mai sostenuto di fare lo sciopero del cosiddetto canone. Queste sono affermazioni fatte sempre a mezzo stampa da altri, tra cui lo stesso assessore Stival e il presidente della provincia Francesca Zaccariotto, che secondo De Carlo ha detto Rai non si vede, canone non si paga. Ma guarda caso, quando in regione abbiamo chiesto che vi fosse una chiara presa di posizione nei confronti della RAI tramite il governo nazionale, l'assessore Stival ha replicato: la questione l'avete sollevata voi e voi la sbrogliate. Se non aveste sollevato il problema, a quest'ora la gente avrebbe già adeguato, sostituito le antenne senza porsi tanti problemi. In breve, conclude De Carlo, si fa la sparata mediatica per poi tirarsi indietro.